Grazie per supportare il nostro canale. Belen Rodriguez non guarda in TV il GF VIP. Nonostante l'ex compagno Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marie di appena un anno, nel cast del reality show. Entri nella casa più spiata d'Italia, la showgirl lo ignora. Impegnata a Roma con le registrazioni di Tussico e Vales. L'argentina preferisce regalarsi una cena con la sua storia make-up artist, Cristina Isaac. E il suo fidatissimo hairstylist Lollo e celebrare così il suo 38esimo compleanno appena scatta la mezzanotte, con tanto di torta. Con Belen c'è pure Luna Marie, dolcemente adagiata sulle sue gambe, la Rodriguez l'ha portata nella capitale. Spinalbese in TV saluta la figlia, pensa lo stia guardando. Nella clip di presentazione al Grande Fratello VIP non pronuncia il nome dell'Argentina. Ma sullo schermo appaiono le foto con lei. Abbiamo avuto una storia di 2 anni e mezzo. Rimarca, anche se, da quanto emerge, la loro storia è durata solo 1 anno e 4 mesi circa e non si capisce come l'ex parrucchiere possa affermare altro. Antonino manda anche una frecciatina, io non c'entravo nulla nella sua vita e neanche lei nella mia. I rapporti, a quanto si sussurra, sono civili, sono per il bene della figlioletta. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marie. Dice Spinalbese. Belen però non ascolta nulla di tutto ciò. Si gode la sua festa. Tornata a Milano, è probabile festeggi in famiglia con accanto il marito, con cui vive una ritrovata passione. Stefano De Martino, è il figlio primogenito di 9 anni, avuto dal conduttore 32enne, Santiago.